Oggi c'è stata la cerimonia della consegna dei diplomi. Il 9 febbraio consegnano il diploma. Bene, questo significa dover rivedere i tuoi amici con i quali hai passato 5 anni della tua vita. Ehi, ciao, come stai? Mi sei mancato. No, perché, come avevo sospettato, qualcuno ha fatto finta di non vedermi, nonostante ci fossimo visti entrambi. Non siete così importanti da ignorare le altre persone. Tralasciando questa piccola parentesi, oggi hanno consegnato il mio diploma e io non l'ho potuto prendere perché non ho pagato il bollettino. Ugh, stupido bollettino! Allora, la scuola mandava email per qualsiasi cosa. Mandava email se facevi l'assenza, mandava email se facevi buco, mandava le email per informarti che era stata caricata la nuova circolare. Per qualsiasi cosa, quando ti devono avvisare di pagare il bollettino, non mandano l'email. È una cosa che in realtà avrei dovuto sapere, però, come al solito, quando devi chiudere, chiudi in bellezza e quindi non ho potuto portare a casa il mio diploma perché non ho pagato il bollettino. Pagate il bollettino, perché comunque bisogna sempre pagare tutto quanto. È una spesa continua. Ho del materiale video che testimonia la mia sfilata per quei pochi secondi che ho potuto tenere in mano il mio attestato. Nel momento in cui io ho scoperto che dovevo pagare questo bollettino, sono andato a sentire con la giuria, non so. C'erano tre signore addette alla firma, sembravano una giuria di X Factor, insieme alla mia vecchia prof di matematica, che è stata molto comprensiva e mi ha ricordato quanto fossi imbranato. E ho chiesto come mi sarei dovuto comportare e loro hanno tipo risposto: ah sì, tu adesso riceverai, ricevere quello, poi lascerai qui, poi lascerà. Io non ho capito niente e giustamente ho detto: ah sì, certo, grazie. Poi mi sono girato, ho guardato la mia prof e gli ho detto: cos'è che hanno detto che non ho capito? E lei: vieni che te lo spiego io. Zero. Quindi mi ha spiegato che loro mi avrebbero permesso di ritirare il mio diploma, ho potuto stringere la mano alla dirigente e poi l'ho dovuto lasciare giù. Anche se in realtà mi è stato strappato di mano perché una delle addette mi stava facendo passare a depositare la mia firma, mentre l'altra mi ha guardato e ha fatto tipo: no, lui no. E ha strappato il diploma dalle mie mani, non prima che mi potessi far scattare una foto. Quindi ho avuto la mia foto col diploma. È stata un'esperienza strana perché passi 5 anni con delle persone, passi 5 anni in una scuola e poi arrivi, la rivedi dopo un po' che non ci andavi, rivedi quei corridoi dove passavi tutte le giornate a lamentarti, a piangere, a studiare prima di una verifica, a preparare i metodi di copiatura e pensi al tempo che è passato. Ci sono tutti questi nuovi ragazzi che prendono il tuo posto, che vivono le cose che hai vissuto tu e fa strano, fa un sacco strano rivederlo. Però d'altro canto credo di aver avuto la conferma che dopo 5 anni era ora un po' di cambiare aria. Poi ne succede una, ne succede un'altra e c'è un'esplosione di coriandoli nella tua testa. È stato bello però rivedere quelle persone con le quali passavi il tempo, con le quali parlavi, ti sfogavi, uscivi. È stato meno bello vedere le persone che non si sono neanche degnate di salutarti. Ah, oh, che cosa c'è che non va nella vostra testa? Comunque, ho avuto modo di sfilare, di fare la mia camminata regale, di approfittare del ricco buffet che era stato imbandito dalla scuola. Evidentemente i soldi del bollettino servivano per quello. Anche perché la scuola molto spesso mancava la carta igienica, la luce, un po' di roba. Poi c'era questo buffet ricco. Wow, ci volevo andare anch'io in questa scuola. Ah, aspetta, ma io ci sono andato. È la vita. Ogni giorno che passa è un giorno in meno da vivere. Quindi, rivolto anche a tutte le persone che sono ancora alle superiori, godetevi questi momenti, coltivate le vostre amicizie extrascolastiche, perché tanto, nella maggior parte dei casi, le persone che sono in classe con voi non le rivedrete più, eccetto le persone che rimangono sempre carine. Quindi, non sono cose nuove, sono cose che hanno già affrontato tutti. C'est la vie.